Ciao a tutti e benvenuto a questo nuovo video tutorial di come realizzare sculture con i palloncini. Oggi andremo a realizzare con un palloncino la figura di un cuore e poi vi farò anche vedere come realizzare la scultura di un cuore con degli uccellini all'interno. Andiamo a fare la prima scultura. Gonfiamo il palloncino e per questa scultura lasceremo un dito di palloncino sgonfio. Tiriamo il palloncino con il nodo. Ok, adesso faremo una pallina all'inizio del palloncino e un'altra pallina alla fine del palloncino e li legheremo assieme. Adesso individueremo la metà di questo cerchio. Poi afferreremo il palloncino in questa maniera con le due mani e formiamo questa mezzasola che andremo a strizzare diverse volte. Adesso, tenendo ferma l'asola, dobbiamo fare questo lavoro. Poi, tenendola sempre, lo facciamo anche dall'altro lato e poi ritorniamo a schiacciare e strizzare quella mezza asola che abbiamo formato. E come possiamo vedere, abbiamo formato un cuore con un palloncino, un cuore sagomato. Adesso andremo a realizzare la seconda scultura di un cuore sagomato con gli uccellini all'interno. Gonfiamo il nostro palloncino e per questa figura lasceremo circa due dita di palloncino sgonfio. Facciamo il nodo. Adesso facciamo una pallina di due dita. Ora dobbiamo fare una bolla di quattro dita, poi una pallina, adesso un'altra pallina e poi un'altra bolla di quattro dita che andremo a legare alla bolla che abbiamo fatto precedentemente, in questa maniera. Come vedete già abbiamo fatto gli uccellini. Adesso nella punta dobbiamo fare un'altra pallina di due dita che andremo a legare alla prima pallina che abbiamo fatto. In questa maniera, poi sistemiamo gli uccellini all'interno di questo cerchio che adesso andremo a sagomare a forma di cuore. Quindi individuiamo sempre il centro e tenendo in questa maniera schiacceremo diverse volte la semiasola che si è formato, come nella figura precedente. Adesso facciamo questo lavoro, poi tenendo fermo lo facciamo anche da questo lato, ritorniamo a schiacciare un po' la mezzasola che si è formata, rilasciando e sistemando la figura. Come possiamo vedere, abbiamo formato un cuore sagomato con gli uccellini all'interno. Adesso con il pennarello andremo a disegnare gli occhi. Ed ecco a voi. Quindi oggi abbiamo realizzato un palloncino a forma di cuore sagomato e un palloncino a forma di cuore sagomato con gli uccellini all'interno. Dopo tutti questi cuori, adesso Totino vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo tutorial. Ciao a tutti!